andai da un tipografo e chiesi un preventivo per realizzare un giornale. Siamo nell'86, il giornale era solo cartaceo. E mi fece un preventivo. Veniva 1,5 milioni delle vecchie lire. In più mi informò il tipografo, che sapeva, che per fare un giornale occorreva anche un direttore responsabile. Quindi occorreva anche una persona iscritta all'albo dei giornalisti. Capite bene? Queste due difficoltà, 14-15 anni, insormontabili, e il giornale non si è fatto. 10 anni dopo ho provato a entrare nell'ordine dei giornalisti e ho bussato a tante porte per chiedere di poter entrare a fare la pratica da giornalista. Le porte si sono chiuse e quindi pratica da giornalista, caro Antonio Cilli, non la puoi fare. Però nel 1998 io ho iniziato a navigare su internet e ho capito che attraverso quello strumento potevo forse realizzare il mio sogno di fare un giornale, in quel punto un giornale elettronico. Però c'era il problema della tecnologia, perché chiaramente nel 1998 programmare su internet non era così semplice. Quindi mi sono preso un bel pullman, sono andato a Roma, ho fatto un corso di HTML e dopodiché nel 2001, il 7 luglio del 2001, finalmente sono stato in grado di fare la mia paginetta. Alla fine un giovane giornalista, bravo giornalista, che è Michele Tana, che ringrazio, mi diede la possibilità e registrammo la testata giornalistica nel 2005. In questo momento ci sono 21 piattaforme più 4 tematiche e quindi insomma siamo molto orgogliosi di Cittanet, di che cosa è diventato.